Sono passati 1 mese e 20 giorni dalla dipartita del mio Nicola e solo ora, e con grande strazio, sto riprendendo in mano le annotazioni e gli appunti presi durante la sua malattia e li riporto qui di seguito per rendere grazie al mio Signore ed offrire a Lui il calice strapieno del mio dolore, perché lo dia al Padre pregandolo di accettarlo per la mia famiglia, per gli ammalati, per i peccatori, per i sacerdoti, per la Chiesa tutta. 18 febbraio 1985, 2 giorni dopo il verdetto. Gesù, Pina mia, non vacillare, perché io sono in te. Tu non sai quale dono immenso, incommensurabile sia avere Dio con te, e tu mi possiedi, perché sono io che ti amo infinitamente. Ma io, in che misura possiedo te? 19 febbraio 1985. Dopo la Santa Messa mi ero recata dalle suore orsoline della circonvallazione Clodia per chiedere alla superiora di unirsi con le suore alla nostra preghiera per Nicola. All'ingresso ho trovato un giovane, tremante di freddo e di paura, che piangeva disperato, mostrando alla suora della portineria il suo giubbotto che ladri, durante la notte passata all'addiaccio, gli avevano squarciato per rubargli 2.000 lire. Porgeva alla suora una spagnoletta di filo nero ed un ago, supplicandola tra le lacrime di ricucire il suo giubbotto. Ma la sua accorata richiesta indubbiamente suscitava delle difficoltà che la suora cercava di farmi capire. Io, d'impulso, dissi: "Ma è il Cristo!" Ed inginocchiatami a terra con grande amore, mi misi a rammendare quel giubbotto. Indubbiamente lo stato particolare del mio animo, che implorava aiuto per il mio Nicola, mi suggeriva una carità così vera. Forse in un'altra occasione avrei tacitato la mia coscienza con un'elemosina più o meno generosa secondo il momento e sarei passata oltre. Agivo offrendo a Dio ogni punto che davo a quello strappo e continuamente ringraziavo Gesù per quell'occasione che mi porgeva. Mentre il giovane, con una riconoscenza direi eccessiva, continuava a benedirmi con parole eccezionali. Tu sii benedetta per tutta l'eternità, perché hai ricucito il mio giubbotto che gente cattiva mi ha strappato. È il giubbotto che ho comprato con i miei soldi, col mio lavoro. Non vergognarti mai di essere cristiana. Io ti farò un regalo." Voleva che prendessi una sigaretta, dei soldi che aveva, e continuava a benedirmi. Invocava la Madonna come la madre potentissima del Salvatore e la chiamava Maria d'Israele. Intanto tremava per il freddo e cascava letteralmente dal sonno. Gli chiesi come si chiamasse e con grande emozione appresi che il suo nome era Nicola. Non pensai ad una coincidenza perché niente è casuale nei disegni di Dio, ma commossa sollevai quest'altro Nicola, figlio anch'egli dello stesso padre, e me lo portai a casa. Aveva fiducia in me perché gli avevo messo a posto il giubbotto. Aveva tanto sonno e tanto freddo, cadeva a pezzi. Così gli apprestai il letto in una cameretta al piano terra ed egli si addormentò di colpo. Al momento del pranzo, già riposato, mangiò con appetito e continuava a dirmi che egli non rubava, non era un ladro, che era solo malato e che era scappato dall'ospedale dove l'avevano trattato male e aveva dormito al freddo per 2 notti. Nicola, mio figlio, gli regalò un giubbotto di pelle, che era soltanto un po' sporco, ed egli, con molta gentilezza, mi disse che lo gradiva, ma che non l'avrebbe messo se prima la sorella Maria non glielo avesse lavato e che poi non l'avrebbe più lasciato perché era più bello del suo. Voleva raggiungere la sorella a Bagni di Tivoli, ma nel salutarci mi accorsi che doveva avere la febbre. Lo esortai a fare presto perché potesse mettersi a letto ed andò via. La sera, verso le 8:30, tornò a casa nostra. Non aveva avuto il coraggio di presentarsi alla sorella, la quale desiderava che si curasse, e la sera era freddissima. Sorse qualche perplessità nei miei anche a causa dei condomini del palazzo. Mia figlia Maria avrebbe voluto accompagnarlo in macchina dalla sorella. Telefonammo, ma questa mostrò riluttanza ad accoglierlo. Così lo facemmo dormire di nuovo da noi e intanto, per evitare complicazioni, interpellammo i carabinieri.